Buongiorno, buongiorno, ciao, togliamo anche gli occhiali che insomma il sole non ce n'è in questo momento. Nubi, schiarite, schiarite, nubi, qua non si capisce più niente, ragazzi non si capisce più niente. Allora, partiamo dal negativo per arrivare a una sfumatura di positivo, partiamo da una sfumatura di negativo per arrivare a una sfumatura di positivo. Beh, ma le due cose sono, secondo me, anche un po' correlate. Però andiamo per gradi. Andiamo per gradi: chi ne ha chiesto questa proroga di 40 giorni? Voi sapete che non è un fatto, eh, diciamo, desueto, succede che vengano richieste delle proroghe. proroghe. È stata richiesta anche quella di sei mesi per valutare la situazione del Napoli, <ride> ma eh, in questo caso qua Chiaramente una proroga per un'indagine che doveva chiudersi adesso il 29, di, eh, di, il 30 di, di, di gennaio, mi sembra, beh, eh, significa far slittare tutto l'iter procedurale, che adesso non sto qua a ricordarvi, comunque le, le conclusioni: 15 giorni, poi 30 giorni, 15 giorni per le memorie difensive, 30 giorni per fissare l'udienza, eccetera. Per farla breve, per dirla in maniera spicciola l'eventuale sentenza dico eventuale perché poi è chiaro che tutto può succedere ma l'eventuale sentenza del secondo filone cosiddetto secondo filone arriverebbe a maggio il campionato arriva all'inizio giugno se non sbaglio finisce all'inizio giugno se non ricordo la data esatta voi mi capite che con una sentenza che fosse di ulteriore penalizzazione nei confronti della juve a maggio eh, ci sarebbe poco margine di tempo, eventualmente per la Juventus, eventualmente per la Juventus, per provare a risalire la classifica. Per provare a risalire la classifica, cioè la Juventus rischierebbe, ovviamente, di finire in zona retrocessione con una nuova penalizzazione e avrebbe poco tempo. Questi sono i dati di fatto, dopo ognuno traga le proprie conclusioni. Ci sarà bisogno di un supplemento, di esaminare nuove carte. Fatto sta che tutto arriverebbe in un momento ad emettere una sentenza in un momento non proprio bello. Ma non solo per la Juventus, per tutte le altre squadre impegnate che avranno posizioni di classifica da salvaguardare, per una lotta per eventualmente una lotta per non retrocedere che dovrebbe, potrebbe essere falsata nelle ultime giornate, insomma per tutta una serie di ragioni. Non ultimo il coinvolgimento di altre società, così come sembra in questo nuovo filone delle, delle plusvalenze, poi la Juve ha il suo, quello per il differimento eh, degli stipendi. E siccome si punterebbe ovviamente a far scontare eventuali squalifiche, eventuali penalizzazioni nel campionato attuale, voi mi capite che la, la classifica potrebbe essere completamente riscritta a poche giornate dal termine coinvolgendo la Juventus e non solo ovviamente vediamo vediamo ragazzi certo non è un bello spot non è un bello spot quantomeno regnerebbe l'incertezza fino a poche giornate dalla fine la sfumatura positiva è che l'avvocato Grassani legale del Napoli ma comunque Esperto di diritto sportivo, era a conoscenza di questo carteggio tra la CONSOB e la Procura federale. Tant'è vero che ne aveva preso atto e lo considerava anche lui come inizio, come atto di indagine. Come atto di indagine, cosa che Chine non ha mai voluto ammettere, um, rifiutandosi di depositarlo. In questo senso il parere dell'avvocato Grassani va a combaciare con il parere degli avvocati della Juventus. Quindi qual è la sfumatura positiva? È che, stando così le cose, sempre che dalle motivazioni non emergano altre eh, situazioni sconosciute, il ricorso al collegio arbitrale potrebbe, 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 uso lo stracondizionale, potrebbe essere... Potrebbe avere dei fondamenti per l'accoglimento, per vizi procedurali, mancato rispetto di tempi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è il parere di un legale, pur sempre di un avvocato, quindi non sicuramente di un magistrato o di un pubblico ministero, di un procuratore federale. Ma, ma potrebbe avere questa sfumatura leggermente positiva. Le motivazioni. Siamo ad una settimana dalla, dalla sentenza, dal dispositivo. Siamo praticamente addirittura d'arrivo. Dovrebbero arrivare a breve. Sono molto curioso, inutile che ve lo ripeta, di leggerle. E come, come si instaura tutto il, in questo contesto del discorso relativo alla squadra? Voi pensate una cosa: ha recuperato, hanno recuperato Vlaovic e Pogba. E forse saranno convocati per domenica contro il Monza. Ha recuperato De Siglio, ha recuperato Quadrado. Bonucci dovrebbe rientrare contro la Salernitana la settimana successiva al netto di sorprese perché per carità faccio anche fatica a dirlo lo dico sottovoce la Juve li avrebbe quasi tutti disponibili ok a parte Caio Giorgio che lì sono tempi boh, infiniti ok proprio adesso cioè proprio adesso che se non ci fosse stata tutto sto casino stato tutto sto casino la Juve la Sarebbe in grado forse di compiere un rush finale molto interessante sfruttando anche le difficoltà di Milan e Inter, ma c'è l'altra sfumatura proprio adesso che la Juve deve necessariamente portare a casa più punti possibili per fare in modo che eventuali penalizzazioni future, eventuali penalizzazioni future siano comunque assorbite e considerando ancora la teorica possibilità che venga accolto il ricorso al collegio arbitrale. Non sto vendendo fumo, non sto vendendo speranze, sto solo obiettivamente esaminando una situazione. Possiamo parlare di una juve praticamente al completo. Poi a seconda dei punti di vista uno può dire nel momento giusto o nel momento sbagliato. Io continuo a considerarlo in effetti più un momento giusto, a prescindere dal fatto che fare punti. Possa servire per consolidare un secondo posto che al momento non c'è, o possa servire per consolidare un recupero punti di quelli che sono stati tolti o di quelli che potranno essere tolti in aggiunta. Secondo me è un risvolto positivo. Voglio vederla positivamente, questa faccenda. Ah, col Monza, tra l'altro, dovrebbe rientrare dal primo minuto, Chiesa, che era, già, aveva già in realtà giocato dal primo minuto contro il Napoli, ma non da Federico Chiesa. Direi più che altro da, da terzino e stendiamo un velo pietoso su quella che era stata la sua posizione. Ma allora parlavamo ancora tanto di calcio, parlavamo ancora di posizioni, di schieramenti, di tattiche, di gioco, non gioco. Adesso non si può più parlarne. Adesso c'è una sola cosa da parte di tutto il mondo juventino: la Juventus, a prescindere da chi gioca, da chi l'allena, da chi la comanda eccetera 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 iscrivetevi al canale e ci vediamo questa sera con il secondo video vi ricordo anche l'appuntamento con eh, numero 10 seguiremo anche la vicenda McKenney perché ormai siamo agli sgoccioli del mercato ciao